Se ve lo steste chiedendo, beh sì, avete letto bene il titolo. Oggi, signori, costruiamo un bioma. Come? È impossibile. Tss, seguitemi e vedrete. Signori, prima di iniziare a fare qualsiasi cosa e sarà epica, scrivetemi nei commenti che serie CTM dovrei scaricare, o meglio, le migliori serie CTM, su appunto Minecraft Java Edition. Perché? Per chi ancora non lo sapesse, ho sia Minecraft Java Edition, e ci gioco sul PC ovviamente, sia Minecraft appunto sulla Play 4. E appunto su Minecraft, questo qui della Play 4, giocherò solamente alla serie Vanilla, perché appunto l'avevo già iniziata e sinceramente non mi va di abbandonarla così a caso. Quindi scrivetemi che serie CTM fare. Come potete vedere, io mi sono preso sia del vetro da cuocere, sia del vetro già a mano, perché dobbiamo costruire un bioma. E voi direte: ma non è possibile costruire un bioma? E invece sì, come tutti avrete visto, ho una serie Skyblock nella quale ci sono varie isole, e su queste varie isole ci sono vari biomi. E ovviamente le isole sono fatte a mo' di bottiglia. Per chi non si fosse visto la serie, se la vado a recuperare, non è ancora finita, a breve uscirà un altro episodio. Quindi avevo intenzione, tramite il suggerimento di uno di voi iscritti, che ringrazio come sempre, lo metterò ovviamente a schermo il suggerimento. Stavo picchiando la pecora, non so perché l'ho fatto. Ovviamente scrivetemi sempre altri suggerimenti che io li inserisco. Ne avete scritti tantissimi, tipo quello di fare un ponte con dei campfire. Stupendo anche quello, però non possiamo farli tutti in un episodio, ovviamente. E quindi appunto scrivetemene sempre altri. Oggi appunto andiamo a costruire una mega bottiglia con dentro un bioma in onore della serie Skyblock, e mi servirà tutta la lana possibile. Allora, c'è sempre il problema di dove farlo. Cioè, io ho sempre questo problema incredibile. Però mi sa che sto giro lo voglio fare qua. Quindi io inizio a costruire, in caso poi c'è da ampliare il tutto. Quindi direi proprio di iniziare. Vabbè, intanto scaviamo via questa terra un pochino di troppo con la nostra nuova pala. Perfetto, ok. Iniziamo. Quindi iniziamo piazzando 4 blocchi, poi 2, 2. Me la so studiata molto prima di fare sta cosa, perché la base è la più scomoda. Poi vabbè, il vetro in realtà viene da sé, però la base deve essere molto geometrica. Quindi tec tec, 1, 2, 3, 4. E qui devo rifare la stessa cosa, ovvero 1, 2, 1, 2 e poi girare, quindi tec tec. E vedete sostanzialmente che esce una sorta di base per la bottiglia. Ora vi avrò tagliato qualche pezzo, sostanzialmente è una stupidata, bisogna fare tutto geometrico, basta fare due lati e gli altri vengono da sé. Ok, ora onestamente a costruire di notte non mi va, quindi vado a dormire, vado a prendere il vetro che abbiamo cotto e poi me ne torno qui a costruire. Però dai, sta uscendo una cosa interessantissima, una bellissima idea in onore della prima Skyblock. Quindi quando tra anni e anni e anni riguarderemo questo mondo, diremo: ah, la prima Skyblock, che bella che era. Allora, in teoria e anche in pratica ci sarebbe da scavare tutto il terreno qui e metterci dentro tutta la lana nera. Non ho abbastanza lana nera in teoria, perché ne ho un centinaio e questo qui non è assolutamente un centinaio. Quindi, dato che al centro non serve, e me ne sono accorto sostanzialmente solo adesso, perché poi vabbè vi farò vedere il perché, copro tutto il centro e vado a metterla solo ai lati. Ora vi faccio vedere il motivo, tanto poi andrà ricoperta nuovamente di terra e quindi non serve sostanzialmente a niente metterla così. Quindi pala alla mano e si va a scavare. In realtà la cosa che non ho abbastanza è il vetro, perché secondo me ne servirà molto più di quanto io pensi, e al momento non ne ho abbastanza. Quindi non so se andare a farmarmi del vetro, in realtà della sabbia, e poi cuocerla o no. Boh, vabbè, per ora continuiamo così, signori, e vediamo come va a finire. Ho messo tutta la lana nera ai lati e adesso andiamo a metterci il vetro, così almeno una volta visto dall'alto si potrà vedere anche il fondo. Oh, non voglio sprecare neanche uno di vetro, proprio... Ah, qua ho sbagliato, ecco, sto per sprecare uno di vetro. Oh mio Dio, l'ho detto, proprio l'ho detto, addio vetro. Ok, anche questo strato è fatto. Ora devo ricoprire il tutto con la terra. Potrei coprirlo con altri materiali, però sostanzialmente non serve a niente. Ho la profonda certezza che il vetro non mi basterà mai nella vita. Ora, la terra, vabbè, ce l'ho anche nel magazzino, quindi la posso andare a prendere, però il vetro assolutamente no. Quindi potrebbe essere un problema. Oddio, che carina una pecorina! Ciao! Ciao, pecorella! Allora, sono andata a farmare della sabbia, ovvero del vetro, e ho costruito sta cosa. Ora, vista così fa un po' schifo, però appena diventerà terra verde, diciamo che cambierà il tutto. Ora bisogna farlo alto 10, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, poi vabbè c'è il 10 lì. E vedete che esce una cosa interessante, però stavo pensando, e se mettessi questi,
Aia, che sberla. No, fa schifo. Ok, niente, purtroppo sono costretto a mettere questi blocchi qui. Non ce la farò mai nella vita per quanto riguarda il fattore vetro, quindi non so se conviene di più aspettare. No, l'ho anche sprecato, ok, non devo sprecarne neanche uno. Dicevo, non so se conviene di più aspettare che finisca di cuocersi il vetro, oppure, non lo so, magari possiamo concluderlo in un altro episodio. Ora, sto sbagliando molte cose e sinceramente di sprecare altro vetro anche no. Ah, comunque tranquilli che qui l'erba poi diventa, cioè la faccio diventare verde, sta erba, tranquilli. Ah, tra l'altro qui non l'ho messa. Ah, mi ero dimenticato, Master, ti eri dimenticato. Vediamo se hai messo tutto. Ok, qua sì. Perfetto, quindi niente, sostanzialmente devo farlo alto 9. E poi vabbè, una volta arrivati al tetto, chiudere il tutto. Ma diciamo che il fattore del chiudere non sarà difficile. Sarà difficile arrivarci al tetto, perché... Oddio, siamo morti! No! Non mi ero accorto della vita, che imbecille, quanti livelli ho perso, non ci credo, sono un idiota totale. Sono precipitato, mi sono suicidato come un idiota! Non ci credo, dopo in editing guardo quanti livelli ho perso. Dai, guarda tutta la mia roba, che imbecille, che testa di merda. Dai, non ci credo, che stupido, che stupido. Allora, equipaggio, equipaggio, equipaggia. Dai, non ci credo. E niente, sostanzialmente questo è il lavoro, questo è quello che devo fare. Ci metterò un po', probabilmente sì, però dai, è fattibile, molto fattibile. Ora vi farò di sicuro un taglio e vediamo fino a dove arrivo. Finirà in tragedia, sì, molto probabilmente, però dai, speriamo di riuscirci. Ok, sostanzialmente questo è... Ok, sono caduto di nuovo. Oh mio Dio, basta, non ce la faccio più a cadere. Questo è il lavoro. Ci hanno invaso i pillager. Cioè, ci invadono tutte le puntate. No, ora vi ammazzo tutti, basta. Vi ammazzo tutti. Via. Addio. Ta-ta-ta-ta-ta, it's a 1v4 situation. Oh my god, Master, 4 contro 1. Si è preso pure la maledizione. Ma se l'aspettava, Master, contro i villager. Sa che non ce la possono fare loro. Li ha ammazzati tutti. Rimane solo l'ultimo. Sotto. Oh. Ok, sì, così mi piace. Bello, mi sta piacendo come idea. Non credo che lo finiremo in questo episodio. Quindi questa sarà l'inizio della costruzione di un nostro bioma personale. E in un prossimo episodio, in tempo 3 minuti, ci mettiamo tutto il resto del vetro. E soprattutto costruiamo tutto bene anche dentro. Ci mettiamo tutte le cose del caso. Ora, qua ho fatto altro vetro che mi sa che non basta. Io lo vado a mettere, però sono decisamente sicuro che non basti. Allora, signori, per ora sono arrivato a questo punto. Direi che per adesso questa costruzione la lascio un attimo in disparte, perché ovviamente la terra devo farla diventare verde e poi devo finire il tutto, che finiremo in un prossimo episodio in tipo 5 minuti. Adesso non so quanto è durato questo episodio, perché ci saranno più tagli che parlato sostanzialmente, perché alla fine era tutto costruzione di vetro. Allora, dato che siamo verso la conclusione del video, torniamo un attimo qui perché mi avete dato belle idee. Ovvero, ad esempio, avete detto che vabbè, la cobweb si mette solo col silk touch. Qui vabbè, mi avete detto che volendo si possono mettere varie cose, ma ci sta. Qua mi avete detto di metterci le varie armature che volevo fare, ma mi sono dimenticato. E se spawna un pollo rimane qui per sempre, ve lo dico. Sotto! Dai, volevo un polletto. Ah, ecco, magari possiamo portarci dentro un animaletto. Tipo, possiamo davvero prendere le uova e iniziare a tirare le uova martellata. E le mettiamo qua in gabbia. Sì, dai, mettiamo qua in gabbia i polli, ci sta. Ci sta, bella idea. E niente, quindi per chi si fosse perso l'episodio del magazzino, vi invito ad andarlo a recuperare. Perché potrebbe essere una cosa interessante. Ora, non so quanto è durato il video, non so quanto altro potrei fare, quindi nel dubbio, come alla fine di quasi tutti gli episodi, mi prendo il grano e lo vado a ripiantare. Sinceramente pensavo che il progetto bioma durasse di meno, però invece mi ha stupito e sta durando un botto. Vabbè, ci può stare, ci può stare. Scrivetemi cosa vorreste che io facessi, mamma mia che italiano, nel prossimo episodio. Possiamo anche andare in esplorazione, volendo. L'altra volta abbiamo trovato un villaggio abbandonato, non lo so, fatemelo sapere voi. Io nel dubbio direi che può bastare. Mi tolgo le cuffie come alla fine di ogni video. Vi ringrazio per la visione di questo video, che non so quanto è durato, sinceramente ci metterò anche un bel po' ad editarlo. Quindi nel prossimo episodio finiremo il bioma, ci metteremo 5 minuti e in più faremo qualcos'altro che mi scriverete voi come sempre nei commenti. Io vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero alle 2:45, con un nuovo video. Ciao!